Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video. Abbiamo superato la soglia dei 500 iscritti. Sono molto contento e ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e che mi seguono. Oggi parliamo di come migliorare a scacchi. Ciò che ho notato è che ci sono migliaia di libri di scacchi a giro, ma secondo la mia esperienza non esiste nessun libro che dopo averlo letto ci fa guadagnare almeno 200 punti Elo. Almeno io non ne sono a conoscenza. Non ho mai trovato un metodo di miglioramento funzionale che studi di scacchi. Lo studio degli scacchi dal punto di vista tecnico-scientifico sicuramente non è semplice perché richiederebbe degli scienziati che sappiano anche giocare a scacchi. Ma comunque io ho fatto fatica a trovare dei buoni metodi tecnici su come studiare gli scacchi. Certo, ci sono stati e ci sono degli istruttori, allenatori che hanno messo su i loro metodi come Josef Dorfman oppure Dvoretsky, ma con tutta la mole di materiale che troviamo sugli scacchi, per quanto riguarda video e libri, che sono migliaia o centinaia di migliaia, è come se ci perdessimo in una giungla. Oggi in questo video riporto quello che secondo me serve per migliorare a scacchi. In questo video voglio tralasciare le variabili come la forza psicologica, quindi la motivazione, la determinazione, l'età, l'intelligenza, la forma fisica. Magari a queste dedicherò un prossimo video. Andiamo a vedere una ad una le abilità che secondo me sono richieste per poter migliorare a scacchi. Partiamo dalla tattica. Che cos'è la tattica? La tattica possiamo definirla come una mossa o un insieme di mosse con cui vogliamo raggiungere un obiettivo. Di solito ci riferiamo quindi a una oppure a poche mosse che costituiscono dei pattern specifici che ci portano in vantaggio. Per migliorare a scacchi è fondamentale apprendere e consolidare questi pattern, che spesso sono dei pattern di base, ok? Esistono molti temi tattici, è difficile anche dire quanti ce ne sono perché spesso condividono delle idee simili. Io comunque ne ho individuati circa 50, che non sono pochi, ok? E devo specificare che nella tattica rientrano pure i pattern dei temi di matto, quindi vanno acquisiti anche i pattern dello scacco matto. Vediamo in questo caso due esempi di pattern tattici. Ok, in questa posizione vediamo l'attacco di scoperta. L'attacco di scoperta si verifica quando un giocatore muove un pezzo che permette un attacco che precedentemente era impedito dal pezzo mosso. Per chiarirci, qui abbiamo la torre che attacca la donna a raggi X, quindi se riusciamo a spostare l'alfiere possiamo catturare la donna. L'attacco di scoperta, appunto, consiste in questo caso nel dare scacco con l'alfiere in H7, il nero è costretto a muovere il re e dopo re mangia H7 abbiamo torre mangia D8 e guadagniamo la donna. Questo è l'attacco di scoperta. Quindi, ovviamente, se vogliamo migliorare a scacchi, dobbiamo acquisire e vedere questi temi in automatico. Passiamo ora ad un altro tema. Questo tema tattico prende il nome di attrazione, che è diverso secondo me dal tema della deviazione, poi vedremo anche il tema della deviazione, e per quanto riguarda l'attrazione, questa si verifica quando un giocatore attira un pezzo in una casa, quindi tramite un sacrificio, e poi lo attacca per ottenere vantaggio. In questo caso il bianco cerca di attirare il re sulla casa F6 per poi attaccarlo con l'alfiere e guadagnare la torre. Quindi dopo re mangia, alfiere B2 scacco, re G6, alfiere mangia H8 e qui il bianco ha partita vinta. Questo era il tema dell'attrazione, ma ce ne stanno tantissimi altri. Vediamo due esempi per quanto riguarda i pattern di matto. Ok, il primo matto prende il nome di matto di Anastasia e consiste nel dare scacco matto con cavallo e torre. In questa posizione, per esempio, il bianco può giocare donna mangia H7 e dopo re mangia H7 il bianco ha scacco matto con torre H3. Bisogna ricordarsi questo pattern dove il cavallo va a parare due case, in mezzo a quelle case c'è un pedone e la torre che dà scacco matto al re avversario. Vediamone un altro.
In questo caso vediamo il cosiddetto matto arabo, anche questo viene dato con torre e cavallo, e dopo cavallo F6 il nero è forzato a giocare re H8, a cui il bianco risponde con torre mangia H7 e scacco matto. Quindi il matto arabo consiste nel dare scacco matto con cavallo e torre, dato che il cavallo qui in questo caso protegge la torre e la torre sta dando scacco a re. In un prossimo video dedicato alla tattica vedremo i temi tattici e i temi di matto da conoscere. Passiamo ora ad un'altra abilità fondamentale per migliorare a scacchi, che è il calcolo. Che cos'è il calcolo? Il calcolo è il processo di analisi di tutte le tattiche presenti in una data posizione e delle possibili tattiche che ne conseguono. Questo è fortemente influenzato dalla conoscenza dei pattern tattici e dalla capacità di visualizzazione mentale delle varianti. Quindi, per quanto riguarda il calcolo, è composto da due aspetti principali. Uno, la conoscenza dei pattern tattici di base, quindi dobbiamo aver acquisito la tattica, e due, la capacità di visualizzazione mentale delle varianti. Infatti, secondo anche diversi grandi maestri, la visualizzazione è l'abilità più importante negli scacchi. Quindi per poter migliorare il calcolo dobbiamo lavorare sulla visualizzazione, ovvero sulla capacità di calcolare mentalmente le mosse senza eseguirle. Quindi dobbiamo calcolare le varianti e una volta che siamo sicuri poi possiamo iniziare a muovere. La mente di un novizio, ma in generale la mente umana, ha la tendenza naturale ad analizzare casualmente le mosse possibili in una data posizione e quindi spesso calcoliamo anche le mosse che non servono, fino a quando non troviamo qualcosa che ci sembra promettente. Questo però ci può creare un senso di confusione mentre giochiamo, no? Nel calcolo invece è molto importante seguire un certo processo di pensiero che poi ad aumentare del livello del gioco diventa più o meno automatico. Quindi per essere efficienti nel calcolo dobbiamo avere un processo di pensiero strutturato. Anche questo proverò a spiegarlo nel video dedicato al calcolo. Per risolvere questo esercizio servono i pattern tattici che abbiamo acquisito durante la nostra esperienza di gioco negli scacchi e la nostra capacità di visualizzare. In questo caso, questo esercizio si risolve con donna mangia cavallo, quindi sacrificio di donna, pedone mangia donna, torre H8. Il bianco, se vuole pararsi dallo scacco matto, deve per forza muovere il pedone F, e dopo, per esempio, F4. C'è alfiere C5, scacco, dopo torre F2 abbiamo torre H1, scacco, re G2, torre H2, scacco matto. Ovviamente un bravo giocatore di scacchi riesce a visualizzare tutte queste mosse mentalmente e poi passa all'atto pratico. Questa è l'abilità più importante negli scacchi. Ok, passiamo ora ad un'altra abilità fondamentale per poter migliorare a scacchi, che è la valutazione della posizione. La valutazione della posizione è un'abilità molto importante, ovviamente, che serve a capire la posizione che si presenta in un dato momento. Quindi un bravo giocatore di scacchi sa analizzare e capire la posizione che gli si presenta davanti. Come fa? Ovviamente cerca di capire le debolezze e i punti di forza per entrambe le parti e mette in atto un processo di pensiero per migliorare la sua posizione. Quindi dobbiamo capire quali aspetti posizionali richiedono attenzione e poi cercare mosse o piani che possono migliorare la nostra posizione, o impedire all'avversario di migliorare la sua. In questa posizione, per esempio, il bianco sta molto meglio. Ora, in questo video non è mia intenzione spiegare il processo di valutazione della posizione, questo lo farò in un video dedicato, però in questo caso possiamo vedere che il bianco ha maggiori possibilità di attacco poiché può sfruttare le case scure. Mentre il nero è vero che ha l'alfiere, ma abbiamo una barriera di pedoni che gli impedisce di attaccare. Infatti, in questa posizione il bianco ha un ottimo vantaggio. Vediamo com'è andata questa partita. Il bianco ha giocato donna F2, il nero donna F8, il bianco ha giocato donna E1. Quindi vedete, cerca di portare la donna sulle case scure per poter effettuare una batteria di alfiere e donna. Il nero ha giocato torre C7 per controllare la settima traversa, a cui è seguita torre D1. Il bianco controlla una colonna aperta.
A questo punto il nero ha giocato alfiere c8 per cercare di giocare torre d7 e cambiare le torri, a cui il bianco ha risposto ovviamente con donna e5, quindi c'è una seria minaccia in h8. E dopo torre d7 è stata giocata torre 1 mantenendo le torri, e in questo caso il nero è stato costretto a dare la qualità, la torre. Ma dopo alfiere mangia torre, pedone mangia, donna d5 scacco, re g7, donna mangia d4, il bianco qui ha partita vinta. In questa posizione, dopo torre 1, il nero può provare anche a giocare torre b7 per mantenere la torre sulla settima traversa, ma in questo caso seguirebbe donna h8 scacco, re f7, donna h7 scacco, donna g7 forzata, donna mangia g7, scacco matto. Quindi è molto importante riuscire a valutare la posizione e capire chi sta meglio, chi sta peggio e i possibili obiettivi per entrambi i giocatori. Passiamo ad un'altra abilità fondamentale negli scacchi, che è la conoscenza delle aperture. L'apertura ovviamente è costituita dalle prime mosse di gioco in cui i giocatori cercano di sviluppare i propri pezzi. Oggi è consolidato che le mosse migliori sono quelle che occupano il centro, ok? Quindi dobbiamo cercare di occupare il centro. Perché questo? Perché il centro è la parte in cui si concentra di più l'azione dei pezzi. Quando i pezzi sono vicini al centro, controllano più case. Avere un repertorio di aperture è importantissimo. Bisogna anche dire che la teoria è in continuo aggiornamento. Dobbiamo cercare di fare delle buone mosse fin dall'inizio della partita per aumentare la possibilità di vincerla. E qui serve molto studio teorico. Ci sono delle aperture più buone e aperture meno buone, e secondo me per capire quanto è buona un'apertura dobbiamo prendere come riferimento i top player. Quindi dobbiamo andare a prendere come riferimento i migliori al mondo e vedere che aperture giocano. Anche qui ci farò un video dedicato. Passiamo ora all'ultima abilità fondamentale per migliorare a scacchi, che secondo me è il finale. Il finale riguarda la parte del gioco in cui sono rimasti pochi pezzi sulla scacchiera. Questo però non significa che in questa fase la partita sia semplice. Lo studio dei finali, infatti, è molto importante. Una delle caratteristiche più importanti dei finali è che il re deve diventare un pezzo attivo e quindi spesso va spostato verso il centro. Questo lo possiamo vedere in questo esempio. Per esempio, qui il bianco sta meglio, prova a portare il re verso il centro, come fa il nero, però come vedete il re del bianco ha già occupato il centro mentre il nero sta indietro. A questo punto il bianco cerca di sfruttare la maggioranza pedonale sul lato di donna, giocando c4, il nero cerca di sfruttare la maggioranza pedonale sul lato di re. Però in questo caso la differenza la fa la posizione dei due re. Mentre il re del bianco controlla il centro, il re del nero è molto arretrato. Quindi in questo caso il bianco gioca b4, dopo re 7, re 5, h6, c5, b mangia c5, b mangia c5 e il nero non può fare altro che cercare di spingere il pedone in a. A questo punto il bianco sacrifica il suo pedone in C per poi andare a catturare i pedoni sul lato di re e dopo A4, C7, re D7, re F6, G5, re mangia F5. Come vedete il bianco ha un vantaggio enorme. Ora qui inizia a spingere il pedone, va a promozione e vince questa partita. Per quanto riguarda i finali, potete seguire la serie di video che pubblico sul mio canale intitolata Da principiante a maestro. E comunque anche su questo magari ci farò un video dedicato. Ricapitolando, per poter essere bravi a scacchi dobbiamo essere bravi nella tattica, nel calcolo, e queste due costituiscono le abilità fondamentali per poter essere dei bravi giocatori. In seguito abbiamo bisogno delle conoscenze strategiche e della valutazione posizionale, abbiamo bisogno di un buon repertorio di aperture e abbiamo bisogno della conoscenza sui finali. Questo è ciò che serve per poter essere dei giocatori completi. Ci sono comunque dei giocatori bravi che però non sono forti nei finali o nella teoria delle aperture, ma sono molto forti nella tattica e nel calcolo, poiché queste due
Il calcolo, più, soprattutto il calcolo e la capacità di visualizzare, è l'abilità più importante negli scacchi. Poi tutte le altre cose possono essere studiate su vari manuali oppure su videocorsi. Per oggi è tutto. Spero che questo video abbia catturato il vostro interesse. Ringrazio nuovamente tutti quelli che si sono iscritti al mio canale e che mi hanno permesso di superare i 500 iscritti. Andiamo avanti così. Grazie a tutti per la visione, ciao, a presto.